Si è fatto attendere parecchio questa mattina l'onorevole Crocetta, candidato alla presidenza della regione del PD e dell'UDC. Un incontro fissato alla scuola Pestalozzi e il villaggio Sant'Agata, incontro fissato a metà mattinata, ma è arrivato solo a tarda mattinata per incontrare docenti e dirigenti scolastici. Un incontro appunto per presentare il suo programma. Ma appena arrivato Crocetta ai nostri microfoni, abbiamo avuto subito parole dure nei confronti dei suoi avversari politici, soprattutto del centrodestra, in merito al famoso video pubblicato anche da Miccichè sulla questione dei termovalorizzatori. Attacca e Saverio Romano e il senatore Firarello, poi attacca in generale, dicevamo, tutto il centrodestra. E guarda però anche a quella che è la sua compagine e quello che è il centrosinistra, la spaccatura un po' che si è creata con la sua candidatura da un lato e la candidatura di Giovanna Marano dall'altro, che in ogni caso sta creando dei problemi anche all'interno della stessa CGIL. In merito alla querela di Nello Musumeci nei suoi confronti su questo famoso video di Miccichè lo ha anche pubblicato, ha detto non c'è nulla di compromettente. Politicamente c'è molto, la querela è incomprensibile perché le parole sono di Miccichè, quindi non si capisce perché dovrebbe querelare me. Io ho semplicemente pubblicizzato una cosa nota, sicuramente non ho paura delle querele di Musumeci. Da quel video si evince una situazione terribile, che al PDL l'unica cosa che interessa non è di cambiare la Sicilia, ma fare gli inceneritori che emanano diossina, che distruggerebbero la Sicilia, frutto di una gara turbata su cui ha messo gli occhi la mafia. Allora, invece di querelare Musumeci, dica è d'accordo o non è d'accordo con la costruzione di quegli inceneritori. Sa che Firrarello e Saverio Romano, secondo quanto afferma Miccichè, avrebbero persino sostenuto Miccichè a candidato del PDL se semplicemente dopo che Miccichè dichiarava il consenso alla costruzione di quegli inceneritori. È una domanda legittima, non è che è inutile che fa le querele, deve rispondere ai siciliani di questa cosa, che al PDL interessano solo gli affari. Glielo chiedesse a Saverio Romano e a Firrarello invece di chiederlo a me. Per quanto riguarda l'UDC, alcuni hanno lasciato il partito perché non sostengono la sua candidatura, preferiscono Musumeci. Come risponde gli scontenti all'UDC? Io ho fatto tutte liste che sono scappate, di gente che è scappata dal centrodestra, quindi voglio dire che ci sia un paio di persone che facciano questa scelta sicuramente non vuol dire assolutamente nulla. Noi, la lista Crocetta è piena di persone, a partire da Nello Di Pasquale, per intenderci, e tanti altri che sono stati nel centrodestra fino a un anno fa, che l'hanno lasciato perché Berlusconi ha distrutto l'Italia e non vogliono stare né con Berlusconi, manco con Scilipoti, che anche con Saverio Romano, con Virrarello, non ci vogliono stare. All'inizio della campagna elettorale dicevano che lei avesse spaccato il centro-sinistra. Oggi la Marano dice spacca anche la CGIL, visto che la Camusso domenica verrà proprio per lei. Eventualmente chi ha deciso di spaccare è la Marano, puntando a fare una battaglia di testimonianza e non una battaglia che serve a vincere, perché in una situazione di questo tipo è chiaro che tutte le forze di sinistra debbono unirsi, perché questo è il momento di costruire veramente un'alternativa, e se non ora quanto? Non è che capiterà facilmente un'occasione del genere. Secondo lei perché la Marano non ha accettato il suo invito alla compattezza? Ma perché vogliono fare una battaglia di testimonianza ideologica che non serve a niente? Cioè, qui lo scontro è fra un ampio arco di forze democratiche di sinistra che vogliono rinnovare la Sicilia e vogliono fare una politica sociale, una politica di rigore senza macelleria sociale, e una destra selvaggia che invece vuole o pensa soltanto ai ricchi.